amici di Gazzetta dello Sport, oggi siamo in auto per i nostri test e testiamo una nuova A3. Però oggi non parleremo di auto, parleremo sempre di guida. Abbiamo con noi Paolo Iadicicco, istruttore di ultraleggeri e direttore del centro volo Fly Roma. Con Paolo cercheremo di fare una delle domande più semplici che spesso si fanno anche tra appassionati o anche tra persone curiose del mondo del volo. E la domanda, Paolo, è molto semplice: come si guida un aereo fondamentalmente? L'aeroplano, ahimè, è una macchina totalmente differente. L'aeroplano vola perché si è addestrati, si conosce una determinata manovra, si pone in essere una determinata procedura e l'aeroplano vola. Ogni qualvolta ci troviamo in difficoltà, che cosa fa? Emerge l'istintività dell'uomo, perché noi siamo istintivi, e quello è pericolosissimo per noi, per il volo, perché ci fa fare ciò che non andrebbe fatto. Quindi prima grande differenza, togliere l'istintività e passare all'addestramento. Ogni manovra ha bisogno della sua procedura. Tra l'altro proprio l'addestramento di volo è una cosa molto, diciamo, pragmatica. Esatto, l'addestramento di volo, oltre ad essere, come dicevo, una cosa molto pragmatica, prevede degli step e non esiste il pilota fuori classe, esiste il pilota che ha volato di più. Che cosa vuol dire? Si inizia con un corso basico che può iniziare con un ultraleggero, con un'aviazione generale, dove si insegnano proprio le basi che poi ti porterai avanti dall'ultraleggero fino al caccia. Conoscere l'aerodinamica, ciò che accade quindi da un punto di vista fisico, ci aiuta a pilotare meglio. Quindi prima si studia e poi si vola. Il primo step è uno studio dell'aerodinamica, come abbiamo detto, quindi aerodinamica, tecnica di pilotaggio, che cos'è la portanza, che è la forza che ci sostiene in volo, come si sviluppa la portanza, quali sono le criticità che possono essere portate alla portanza per farla perdere e arrivare al famoso stallo. Quindi almeno dobbiamo fare 5 lezioni di teoria, quindi parliamo di 10 ore almeno. La portanza, ricordiamo, è la forza che si genera verticale, che tiene sull'aereo. Esatto, la portanza è quella forza che si contrappone a che cosa? Alla forza di gravità. Questa forza che si contrappone e fa sì che i nostri aeroplani possano sostenersi nell'aria. Questo concetto è anche comune alle auto, perché tutte le auto sportive, ma le auto di ultima generazione, all'aumentare della velocità aumentano la loro deportanza, cioè aumentano, utilizzando l'aria e l'effetto ovviamente dell'aria in movimento con la velocità, lo schiacciamento verso il basso, quindi maggiore tenuta di strada. Le Formula 1 sono l'esempio massimo, che arrivano ad avere anche 2000 kg a certe velocità di schiacciamento. Esatto, e noi utilizziamo, adesso non so se è nato prima l'uovo, la gallina, effettivamente quello che sostiene i nostri aeroplani è la deportanza, cioè è quell'effetto di vacuum, cioè di vuoto che si genera sopra l'ala, ed è talmente elevato quel vuoto, è una forza talmente forte che ad esempio negli aerei di linea, parliamo anche di 10, 20, 30 tonnellate, genera una depressione talmente elevata che fa sostenere queste grandi macchine in volo. Qual è il concetto fondamentale che genera depressione? All'aumentare della velocità di un fluido, che cosa fa? Diminuisce la sua pressione. Se diminuisce la pressione, crea una depressione rispetto alla pressione che ci circonda, pertanto quella forza ci viene schiacciati o ci porta verso l'alto. Siamo decollati, abbiamo usato la pedaliera, la potenza, la cloche. Quindi in volo. È una delle manovre in cui tu stai coordinando i quattro arti: motore, cloche, pedaliera. Come vedi, quindi tutto quanto deve essere miscelato in maniera corretta. Quello che dicevamo all'inizio, cioè l'effetto combinato dei comandi che poi ci dà il risultato ottimale. Una volta che abbiamo raggiunto la quota prestabilita, che cosa facciamo? Livelliamo il nostro aeroplano. A quel punto inizia la nostra navigazione, se dobbiamo fare una navigazione, o iniziano i nostri esercizi, se è una missione di esercizi. Ci si mette livellati. Il volo livellato è quel volo in cui abbiamo quattro forze in equilibrio. Le quattro forze quali sono? Sono la portanza, che si contrappone al peso e quindi ci mantiene l'aeroplano stabile, e la trazione, che si oppone alla resistenza, perché la portanza genera anche una certa resistenza. Noi sulla macchina siamo abituati, e anche sulle auto si lavora molto per abbassare i consumi. Esatto, voi avete fondamentalmente la resistenza, che è la resistenza di forma. Noi invece abbiamo tutta una serie di resistenze in più da dover gestire. Ad esempio c'è la resistenza indotta, poi c'è la resistenza di attrito, oltre a quella di forma. Quindi la nostra resistenza è una resistenza che deriva in realtà da tre differenti resistenze. La peggiore di tutte, la più difficile da contenere,
è la resistenza indotta. Che cosa vuol dire resistenza indotta? L'ala, come dicevamo prima, genera una depressione, quindi una bassa pressione nella parte superiore dell'ala. Sotto invece l'ala ha una pressione, alta pressione, una bassa pressione e alta pressione. Quindi che cosa succede? Che sopra abbiamo la bassa pressione, sotto l'alta pressione tende ad andare sopra. Questa tendenza quindi di equilibrare la pressione genera resistenza all'aeroplano, ed è la resistenza che può anche influire di un 20 km orari sulla progettazione di un aeroplano. Se una persona ha tempo da perdere, diciamo che 3 ore al giorno, 3, 6, 9, dopo 3 giorni di teoria, il quarto giorno possiamo mettere il ragazzo sull'aeroplano. Si possono arrivare a fare, se poi vogliamo farlo intensivo, noi parliamo di almeno 26, sono 26 missioni di volo da 40 minuti. Quindi abbiamo detto 4 giorni teoria e poi abbiamo 26 giorni di volo per cercare di far volare le persone in un mese. E all'interno di queste missioni, le prime missioni, come abbiamo detto, impariamo ad andare dritti, a fare le prime virate. Dopodiché, che cosa facciamo? Facciamo voli e teoria insieme. Quindi ogni giorno sarà una lezione di teoria, variabile nella durata. Teoria che può parlare della medicina, della sicurezza, può parlare di tecniche di pilotaggio, possiamo parlare di navigazione, insegniamo ai ragazzi a prendere le cartine, una bussola e quindi a fare una rotta, a volare come si volava molti molti anni fa, cioè come con bussola, orologio e cartina. Dopodiché si passa alle tecniche quelle più evolute, cioè gli assetti inusuali, gli stalli, gli gistalli, tutte quelle manovre dove l'aeroplano viene portato al limite dell'inviluppo di volo della macchina. Quindi insegniamo questo, addestriamo i ragazzi a volare in tutte le condizioni e situazioni. E quello che invece ci tiene sempre a terra è la nebbia. La nebbia noi non ci fa volare perché il nostro si chiama volo VFR, Visual Flight Rule, quindi possiamo volare solamente in condizioni di contatto visivo sempre con il terreno. E stesso discorso per cui non si può volare in Italia di notte. Esatto, di notte possiamo volare solamente con l'istrumento all'IFR, ma i nostri aeroplani non sono dotati di questa tecnologia e quindi noi voliamo di giorno dall'alba al tramonto, le cosiddette effemeride. Facciamo simulazioni di stallo, non solo, facciamo anche, prepariamo i ragazzi a gestire una piantata motore, quello che ci fa tanto paura. Cioè il motore rotto. Esatto, un motore che per un qualsiasi motivo si spegne, si blocca. Noi insegniamo ai ragazzi anche a gestire queste eventualità, quindi ad atterrare su campi di fortuna e tutta la tecnica, eventualmente anche come soccorrere un eventuale passeggero in caso ci fossero feriti, quant'altro, chi chiamare, come chiamarlo, come comportarsi. Quindi dicevamo, questo addestramento in un mese non è semplice. Noi ci mettiamo al volante della nostra auto, caso, e noi prendiamo la nostra cloche. Abbiamo quindi un volante, 3 pedali, un cambio tecnicamente, e poi abbiamo tutti questi strumenti che oggi sempre più digitali, sempre più touch, sempre meno analogici, ci permettono, dal navigatore, contagiri, contachilometri e tutto il resto. Ecco, se dobbiamo fare i 5, 6, 7 elementi di riferimento, benissimo, da cosa partiamo? Dalla cloche? Allora, sì, dalla cloche e dalla pedaliera, che okay, noi chiamiamo stick and rudder. E per quanto riguarda la cloche, è il vostro volante, la pedaliera continua ad essere un nostro volante. Come? Sì, perché l'aeroplano ha bisogno di effetto combinato dei comandi. Noi normalmente siamo abituati alla macchina, giriamo lo sterzo, la macchina va a sinistra o a destra. Lo stesso effetto si ha con questa cloche, che ci fa fare una virata. Se io porto la cloche a sinistra, l'aereo va a sinistra, se la porto a destra, va a destra. Con la cloche però facciamo anche un'altra cosa, saliamo e scendiamo. Poi non si fa solo con la cloche, come abbiamo detto, certo, noi abbiamo un effetto combinato dei comandi. Tirando avanti la cloche, l'aeroplano tende ad andare giù e a prendere velocità. Tirando a noi la cloche, l'aeroplano tende a salire, ma perde velocità. Con la mano sinistra abbiamo un acceleratore, quindi la potenza del nostro motore. Con la pedaliera, quella che abbiamo detto prima, agiamo su un timone di coda. Il timone di coda è un po' come le 4 ruote sterzanti, diciamo così. Diciamo, okay, che supporta, amplifica o abbassa quello che fa la cloche. Sì, ok, diciamo che coordina, perché c'è tutta una serie di effetti secondari. Non sto qui a spiegare perché poi, ecco, diciamo, perché bisogna studiare prima. Effetti secondari di una virata che si chiamano imbardate, l'imbardata inversa della virata, che deve essere compensata con la pedaliera, effetto combinato dei comandi. Addirittura noi il motore dà problematiche di imbardata che vanno compensate anche in quel caso
con la pedaliera. Quindi per questo c'è questa famosa complessità di cui dicevo e mancanza di istintività. Lì deve essere tutto quanto ponderato, fatto in maniera dosata, calibrata, non ci si può affidare, ecco, oggi prendo l'aeroplano, metto in moto e volo, no. Come per esempio siamo abituati a salire su una macchina, salgo sulla macchina, giro la chiave e parto. Tutto questo con l'aeroplano è impensabile. Noi dobbiamo imparare a fare i controlli, siamo anche dei piccoli meccanici, noi arriviamo, scofaniamo, guardiamo le cose che vanno guardate al motore, alla struttura. Prima di poter andare in volo si passano almeno mezz'ora, 40 minuti a verificare questo. La meteorologia è una delle materie che si studiano durante il nostro corso. È importantissimo poi lo studio della meteorologia su tutta la tratta. Parlavamo invece della strumentazione. Allora, noi preferiamo sempre l'analogico, siamo ancora legati alle famose lancette, ma diciamo che c'è una certa tendenza a passare al digitale, specialmente le macchine più evolute hanno ormai dei glass cockpit che sono meravigliosamente futuristici. Abbiamo visto solo... anche con Apollo 13, Apollo, esatto, Space Shuttle, esatto, esatto. SpaceX, come il cockpit di queste astronavi sia diventato sempre più software, esatto, e visuale, esatto. Sempre meno hardware e analogico. Esatto, e anche noi stiamo facendo questo balzo. Che poi la stessa cosa è successa anche su quest'auto, se guardiamo una Fiat 3 di 8 anni fa avevamo molti più pulsanti, non c'era il touch, non c'erano i grandi schermi, era tutto, avevamo 100 pulsanti, ora ne abbiamo 6. È vero, abbiamo subito anche noi lo stesso cambiamento. È sicuramente migliorativo perché va a sopperire a tutte quelle mancanze tra virgolette di un pilota. Si può essere un po' meno attenti perché la tecnologia ti aiuta. Un esempio banalissimo: noi voliamo in continuo contatto radio con degli enti di controllo, le chiamate spesso sono disturbate, questi sistemi addirittura ci ripetono la chiamata se non l'abbiamo capita. E nel caso in alcuni casi quindi ce la ripetono ancora. Memorizzano, esatto, anche il messaggio le chiamate della torre di controllo e te lo ripetono. Sì, torre di controllo comunque ente, non abbiamo solo le torri, abbiamo diversi enti con cui parliamo, lo memorizzano, lo possiamo richiamare per risentirlo. Invece di andare ad occupare la frequenza dicendo non ho capito il messaggio, me lo puoi ridire, fai il replay. Faccio un refresh dell'ultima chiamata e lui me la ripete. Esempio su questo Tecnam P92 Eco Super che abbiamo utilizzato e che guidi tu normalmente, che è un aereo del 2005, notiamo grandi differenze con un suo fratello, sempre Tecnam, ma il Sierra MK2 del 2019, che abbiamo visto poco fa, soprattutto dal punto di vista della posizione di guida e di ciò che vede il pilota. Da un lato, sul modello più vecchio del 2005, abbiamo tanti pulsanti, tutti i visori analogici, e poi sul Sierra MK2 del 2019 due grandi schermi, un'interfaccia grafica, un assistente anche vocale e tutto quello che riguarda gli alert in modo chiaro, in modo molto anche a favore della sicurezza, oltre della leggibilità, oltre della facilità d'utilizzo. Così vediamo magari auto del 2005 con tutti i pulsanti e sistemi analogici e poi questo nuovo 2020, per esempio quello della 3, che ha due grandi schermi digitali proprio come il Sierra MK2, un'interfaccia grafica, tanti aiuti alla stabilità, aiuti alla guida, gli ADAS e tutto il resto. Quindi due mondi che vanno anche sotto questo punto di vista della sicurezza, ma anche dal punto di vista della tecnologia e dell'interfaccia del suo pilota. Avevamo centinaia di pulsanti, nessuno schermo, tutto analogico proprio come il P92 Eco Super. Siamo finalmente dentro il nostro ultraleggero. La prima cosa da fare è capire il nome dei comandi. Passiamo la palla a Paolo e capiamo come funzionano. Ecco qui la nostra cloche, quella che dicevamo, il famoso volante. Questa qui è la cloche che ha due grandi movimenti, il cabra picchia e sinistra e destra per fare le nostre virate. Abbiamo poi una pedaliera nella parte più bassa e abbiamo poi un acceleratore. Come vedete l'acceleratore spingendolo in dentro accelera, spingendolo in fuori decelera. Tutti i comandi sono doppi, come tutti quanti gli aeroplani, tutte le macchine volanti. Abbiamo poi una radio, abbiamo un transponder che può comunicare con i radar, con dei codici,
abbiamo tutti quelli che sono i parametri motore e tutti i parametri per poter volare. Abbiamo un altimetro, un contagiri, un variometro per la velocità verticale, un anemometro che ci misura la velocità rispetto all'aria, abbiamo poi dei comandi flap, abbiamo l'indicatore di benzina, e temperatura dell'acqua, temperatura dell'olio, pressione dell'olio, poi abbiamo un voltometro e poi per il resto sono dei comandi, questo qui dei flap, pompa ausiliaria, magneti, ma fondamentalmente ecco qui, i nostri comandi sono cloche, pedaliera, acceleratore.